È tornata a funzionare pienamente la fontana dedicata ai caduti in mare, ferma da circa 2 anni nel cuore dei giardini Pradavalli in corso Porta Nuova. L'opera di ristrutturazione e di messa in sicurezza della fontana è costata ad Amia circa 10.000 euro. L'intervento da un lato ha risolto le criticità legate alla fontana, legate ai consumi idrici, all'ottimizzazione del deflusso dell'acqua. Dall'altro lato sottolinea ancora una volta la volontà di questa amministrazione di rendere sicure e gradevoli i luoghi comuni, come sono questi giardini all'ingresso di Verona e a pochi passi da Piazza Bra, luogo di passaggio per i turisti ma anche luogo di incontro per i veronesi. Dove riporti la buona vita si estirpa la malavita. Voi sapete che sono state annose problematiche su questi giardini, per cui un ulteriore intervento per riportare la buona frequentazione dei nostri concittadini e soprattutto la messa in sicurezza, perché quando abbiamo deciso di spegnere la fontana, come fu per l'Arsenale, per Piazza Bra e per tante altre piazze nei quartieri di Verona, fu solo per una questione di sicurezza, perché finché non succede nulla va tutto bene, poi quando succede improvvisamente ci si accorge che l'impianto non era a norma e quant'altro. È un ulteriore passo verso gli alti standard che fornisce Verona come città e l'amministrazione di Verona, cioè che tutto deve essere in regola, deve seguire le regole, deve rispettare le regole. Questa amministrazione ha voluto questo e noi ci siamo allineati semplicemente a quello che dice la legge, quello che vuole la volontà dell'amministrazione. Un intervento di riammodernamento, di messa in sicurezza e con l'obiettivo di un'ottimizzazione corretta dei consumi idrici. La fontana ai caduti del mare torna dunque a zampillare, abbellendo la città. Un'ulteriore fontana, devo dire, perché recentemente avevamo anche ripristinato la fontana in Piazza del Popolo a San Michele. Questo è un ulteriore intervento che facciamo in un luogo pubblico molto importante, non solo per i cittadini veronesi, ma anche per i molti turisti che quotidianamente passano di qui. Ha anche un significato, i caduti del mare, attualissimo. Un significato importantissimo, perché questo anche rende onore veramente a tutti i caduti del mare. Non solo in questo momento, perché è molto attuale come dice lei, ma anche i nostri caduti del mare, in tempo di guerra, in tempo di pace.